Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale. Oggi come vedete non stiamo in natura, rimaniamo a casa. Questo per due motivi principalmente. Il primo e più fondamentale è che ogni anno la primavera mette una taglia sulla mia testa cercando di uccidermi con ogni polline che ha a disposizione. Punto secondo è che questo è un video di risposta. È un video di risposta ad un ragazzo il cui nickname su YouTube corrisponde a Spaceman7 che nello scorso video ha commentato scrivendomi di poter realizzare appunto un video dove mostrassi l'equipaggiamento che porto durante le mie attività in natura. Allora, colgo l'occasione innanzitutto per ringraziarlo perché mi ha dato uno spunto per inserire un nuovo contenuto al canale. Però faccio anche una premessa. Sarebbe veramente molto difficile inserire tutto l'equipaggiamento che una persona possiede in un unico video, in quanto ogni uscita che si va a fare in natura è diversa, o meglio, esistono varie tipologie di uscite e quindi varie tipologie di equipaggiamento. Faccio un esempio. L'uscita di un giorno per andarsi a fare una scampagnata fra i monti richiederà dell'attrezzatura abbastanza diversa da quella che necessiterà per un'uscita di 15 giorni con pernottamenti magari in un campo mobile sulle Alpi. Quindi ho deciso che in questo video tratterò l'equipaggiamento, o meglio, mostrerò l'equipaggiamento che io, quindi in maniera molto personale, porto durante un'uscita di un solo giorno in modalità, diciamo, bushcraft. Quindi mettetevi comodi perché adesso cominciamo. Il primo pezzo del nostro equipaggiamento che andremo a trattare sarà ovviamente lo zaino. Lo so, può sembrare ovvio, ma in realtà non è assolutamente scontato. Questo perché lo zaino, se ci pensate bene, è uno strumento fondamentale. Ci permette di trasportare tutto il nostro equipaggiamento per tutta la durata della nostra avventura. Quindi, affinché possiamo scegliere uno zaino adatto all'esigenza, questo strumento deve rispondere a due caratteristiche principali, secondo me. La prima è quella della comodità, la seconda è la praticità. Per comodità, banalmente, si intende quanto uno zaino risulti comodo indossato una volta carico, però, questo è ovvio. Immaginate di dover trasportare uno zaino pesante per molti chilometri, magari anche su terreno impervio. Cioè, diventerebbe un qualcosa che andrebbe sicuramente a minare la riuscita o il godimento della nostra esperienza. Il punto 2 è la praticità, appunto. Per praticità si intende nient'altro che quanto lo zaino si conformi al nostro schema mentale di immagazzinamento del materiale al suo interno. Che cosa voglio dire? Nel mio caso, per esempio, prediligo zaini che oltre allo scomparto grande, quindi quello principale, abbiano poi o delle tasche laterali o magari un sistema di attacco molle che permetta appunto di attaccare varie pouch o altre tasche per poter accedere in maniera molto più rapida a determinati oggetti o altri strumenti del mio equipaggiamento. Mi viene in mente il kit fuoco, il kit di pronto soccorso o magari semplicemente il coltello, il seghetto, cose che mi possono servire sul momento e che io non debba per forza andarmi a cercare sotto i cumuli di altri oggetti che ho all'interno della tasca principale. Quindi questi due punti ci tengo a precisare che sono estremamente personali. Uno zaino che è il non plus ultra per una persona potrebbe risultare uno zaino veramente molto scomodo per me, veramente un qualcosa che io non riesca ad apprezzare appieno. Quindi il primo punto è lo zaino, sceglietelo bene perché è fondamentale. Allora, come avete avuto modo di vedere già prima, la scelta dello zaino per me è ricaduta sull'Helicon Tex. Esattamente questo è il modello Bergen Backpack. È della linea Bushcraft, cosa che si può evincere dal talloncino presente su una delle due tasche laterali. È realizzato in cordura con trama 500 denari, mentre le cerniere sono della YKK. Si compone in questo modo: ha uno scomparto principale da 18 litri circa, più tre tasche laterali, tutte quante da la capacità di un litro, grosso modo. La cosa intelligente è che fra le tasche esterne e il corpo principale dello zaino sono state pensate delle intercapedini per potervi inserire dei piccoli oggetti. Io, per esempio, ci metto il seghetto pieghevole. Ha ovviamente una tasca sul cappuccio molto piccola, devo dire, quindi diciamo io la utilizzo più che altro per metterci il telefono e il portafoglio.
mentre all'interno è presente una membrana sullo schienale che serve appunto per potervi inserire un'eventuale sacca idrica, che viene poi assicurata per non farla ballare e via dicendo da una fettuccia sempre attaccata allo schienale con una clip. Sono predisposti ovviamente poi i fori laterali sul corpo principale dello zaino che permettono all'eventuale tubicino di uscire per poter bere senza appunto estrarre la sacca. Nella parte esterna, diciamo a metà fra il cappuccio e le tasche laterali, c'è una membrana di tessuto appunto che serve a coprire una linea di attacchi molle che sono appunto stati pensati per potervi attaccare magari una pouch ulteriore e un kit di pronto soccorso, per esempio come nel mio caso. Inoltre, in ultimo, ci sono delle fettucce tipo attacco molle, però sono presenti anche per esempio in altri multizaini, quindi non mi verrebbe da dire che sono esattamente degli attacchi molle, sopra e sotto, dove io ho inserito appunto delle fettucce, questa è una pecca secondo me, fettucce che non vengono fornite con lo zaino stesso, quindi io, come vedete, ho praticamente offeso tutto ciò che può essere definito bello, perché ho trovato semplicemente delle fettucce di questo colore giallo canarino da inserirvi, però ahimè ho dovuto scegliere fra la praticità e l'eleganza, quindi ha vinto la praticità. Bene, arrivati a questo punto possiamo iniziare a scegliere il materiale che dobbiamo portare con noi. Solamente che, a dispetto di quanto dicevo prima, ossia che non c'è un equipaggiamento standard per ogni tipo di uscita, esiste però un principio che racchiude 5 oggetti fondamentali. Sto parlando ovviamente delle famosissime 5C della sopravvivenza, un concetto elaborato da uno dei più famosi esperti di sopravvivenza che oggi ci sia sulla piazza. Sto ovviamente parlando di Dave Canterbury, il quale asserisce che esistono questi 5 oggetti che sono imprescindibili sia per delle qualità che intrinsecamente hanno questi oggetti, sia per il fatto che è estremamente difficile, se non alcune volte addirittura impossibile, andare a riprodurre, quindi a ricreare questi 5 oggetti con i materiali che troviamo in natura. Quindi, quali sono queste 5C della sopravvivenza, questi 5 oggetti? Al primo posto troviamo cutting tools, ossia uno strumento da taglio. Al secondo posto abbiamo covering devices, ossia un qualcosa che mi copra, un qualcosa che si frapponga fra me e l'ambiente circostante. Al terzo posto possiamo trovare combustion devices, ossia un qualcosa che mi permetta di accendere un fuoco. Al quarto posto invece abbiamo containers, un contenitore. Al quinto ed ultimo posto troviamo cordage, ossia semplicemente delle corde, qualcosa che mi permetta di effettuare dei nodi per unire o riparare cose. Andiamo a vedere adesso nello specifico però quali debbono essere le caratteristiche di questi 5 oggetti, perché non va bene prendere un oggetto a caso che possa in maniera più o meno idonea svolgere queste mansioni, ma questi oggetti devono avere delle caratteristiche per ottimizzare al meglio le loro capacità e quindi andare a realizzare al meglio i compiti per i quali sono predisposti. Bene, abbiamo detto che al primo punto della nostra lista troviamo cutting tools, quindi uno strumento da taglio. E quale oggetto rappresenta al meglio questa categoria se non un coltello? Quindi, un coltello, che però deve avere delle determinate caratteristiche. Prima fra tutte, la dimensione. Quindi deve avere una lama che si aggiri fra i 5 e i 6 pollici, come in questo caso, come nell'Arctotus in mio possesso. Deve avere una dimensione media, quindi, affinché io possa utilizzarlo in maniera abbastanza agevole, sia per quanto riguarda lo svolgere dei lavori di fino, come appunto il processare del cibo, ma che posso utilizzarlo anche per delle mansioni più gravose come il chopping e il batoning, che mi servono rispettivamente o per processare della legna al fine di produrre un fuoco, o addirittura per poter reperire e lavorare della materia vegetale in modo tale da potermi creare un riparo di emergenza. Un'altra delle caratteristiche fondamentali che deve avere il nostro coltello è la sua foggia, ossia deve essere un coltello realizzato in maniera full tang, ossia il codolo e la lama devono essere un unico pezzo ovviamente, e il codolo
questa parte qui che entra nel manico lo deve riempire completamente. Quindi il nostro coltello sostanzialmente deve essere una barra di acciaio, ok, sagomata, alla quale vengono semplicemente messe queste guancette per poterlo impugnare. Questa, a mio avviso, è la soluzione migliore per avere un coltello robusto, quindi un coltello dalla massima robustezza. Altra cosa importante, secondo me, è che deve avere il dorso della lama con uno spigolo vivo, ossia deve poter avere questa parte molto aggressiva, così da poterlo utilizzare o come striker per un eventuale acciarino in nostro possesso al fine di scaturire scintille per accendere un fuoco, o magari per andare a raschiare la nostra esca, un pezzo di legno appunto, per generare dei piccoli trucioli che ci permettano di innescare un fuoco e magari fare anche delle altre mansioni che sono limitate dalla nostra fantasia. E altra caratteristica che deve avere è una punta piuttosto acuminata, perché sul mercato si trovano coltelli anche abbastanza fantasiosi con punte piuttosto stondate o all'insù e via dicendo, e credo che limitino un pochino le capacità di un coltello che ci permette appunto di svolgere lavori di taglio, di punta, di raschiatura in questo caso. Per quanto riguarda invece l'acciaio, io lì vorrei poter lasciare libera interpretazione a voi, perché non vorrei suscitare un vespaio che poi si scatenerebbe nei commenti. Il fatto è questo: ci sono due scuole principali di amanti dell'acciaio, cioè carbonioso o inox. Io faccio parte dell'inox, però questo non significa che sia il migliore fra i due, semplicemente hanno delle caratteristiche diverse, leggermente diverse, che però fondamentalmente non vanno a inficiare quello che è l'utilizzo del coltello. Quindi lì, soprattutto su un coltello di queste dimensioni, non possiamo andare ad apprezzare tali differenze fondamentalmente, soprattutto con gli acciai della moderna metallurgia. Quindi lascio libera scelta a voi su quale tipo di acciaio scegliere per il vostro coltello. Al secondo punto della nostra lista delle 5C della sopravvivenza troviamo Combustion Devices, quindi uno strumento per accendere il fuoco. Qui occorre dire una cosa. Dave Canterbury, nell'enunciare questo punto della sua lista, quindi questo oggetto, è stato molto chiaro, praticamente draconiano. Cioè, lui asserisce che uno strumento per accendere il fuoco non deve forse accendervi un fuoco, vi deve garantire un fuoco. Attenzione, quindi è stato molto chiaro, garantire un fuoco. Tanto è importante questo elemento per la nostra sopravvivenza. E capisco che uno voglia strizzare l'occhio a degli strumenti come l'acciarino, che però ha bisogno di una determinata praticità per poterlo utilizzare. Io invece vi consiglio di prendere io, anche Dave fondamentalmente, consiglia di portare un semplice accendino BIC, ovviamente nuovo. Questo perché un accendino è lo strumento più efficace, ma è lapalissiano, cioè è lo strumento più efficace per poter accendere un fuoco. Una cosa che vi consiglio io, date le ridotte dimensioni, è quello di affiancarlo a un'esca già pronta. In questo caso io vi faccio vedere del Fatwood che possiedo. Questo perché non in tutte le condizioni, non è detto che troviate immediatamente un'esca pronta o un'esca pronta per essere lavorata, come in questo caso, e quindi è sempre meglio portarne un po' con noi. Un'altra cosa che secondo me è importante dire per quanto riguarda la scelta di questo strumento è il fatto che sia molto semplice da usare. Non è una banalità. Un conto è utilizzare uno strumento, qualsiasi cosa, qualsiasi strumento, in condizioni normali, in cui stiamo bene, in cui praticamente siamo padroni del nostro corpo. Ma voi immaginate se vi trovate in una situazione molto vicino all'ipotermia, dove avete una capacità di movimento ridotta. Non so se vi è mai capitato, ma quando si ha veramente freddo, le nostre mani praticamente perdono di sensibilità e anche di accuratezza nei movimenti. Questo perché i movimenti del corpo umano fanno
fondamentalmente si dividono in due grossi gruppi, i movimenti grossomotori e i movimenti definiti finomotori. I grossomotori sono come la corsa, il poter sollevare degli oggetti, lo spostarsi, il compiere appunto dei movimenti grossi, con grossolani, molto imprecisi con tutto il nostro corpo. I movimenti finomotori sono appunto quelli che noi riusciamo a compiere, per esempio, maneggiando degli strumenti. Ripeto, non so se qualcuno di voi ha provato ad accendere un fiammifero, ad allacciarsi le scarpe quando aveva molto freddo, quando faceva molto freddo, e quindi la capacità di movimento dei nostri arti è ridotta al minimo. Avrete sicuramente notato che è molto più difficile compiere dei gesti che normalmente si compiono con disinvoltura quando appunto si ha freddo. Un accendino è un qualcosa di molto semplice da utilizzare, non richiede grosse lavorazioni, grossi maneggiamenti, quindi è lo strumento sicuramente che fa per noi per quanto riguarda il combustion devices. Per quanto invece concerne il covering devices, quindi un oggetto per la nostra copertura, io utilizzo un semplice teloponcio. Allora, questo nello specifico è un teloponcio della Miltech. Non è nulla di speciale, ci sono sicuramente dei teleponcio molto più performanti. Questo fondamentalmente riesce a garantirmi sia una copertura del corpo dovesse piovere, sia la possibilità di poter essere montato tramite dei cordini, appunto, per poter andare a formare un riparo, quindi un riparo di emergenza, ok, o per un pernottamento, grazie agli occhielli, appunto, che sono presenti nei vari punti di ancoraggio del teloponcio. Perché un teloponcio e non una coperta? Allora, visto che il covering devices parla di copertura, credo che possa essere intesa in senso ampio. Prediligo il teloponcio piuttosto che una copertura per la mia temperatura corporea, per il mantenimento della temperatura corporea, perché è mia idea che il mantenimento della temperatura corporea sia un qualcosa da dedicare ai vestiti che porto. Quindi nel mio equipaggiamento sicuramente avrò addosso dei vestiti che mi permettano di meglio regolare, appunto, e mantenere la temperatura corporea ad un livello accettabile. Mentre invece una copertura dagli agenti atmosferici, quella è un qualcosa di molto più difficile, cioè molto più, come posso dire, molto più importante da dover ottenere, perché se mentre con un giubbotto sono al caldo, se porto una giacca sono al caldo, se però sto di notte e ho solo il giubbotto addosso e mi piove addosso, la cosa è sicuramente poco piacevole. Mentre invece con un riparo io non solo posso proteggere me, ma posso proteggere anche il resto dell'equipaggiamento, quindi lo zaino e quant'altro, ma soprattutto il fuoco che ho acceso. E il fuoco, di concerto con gli abiti che porto, sicuramente mi garantirà un mantenimento della temperatura corporea. Quindi il telo protegge me, il fuoco e l'equipaggiamento, e il fuoco mi riscalda insieme ai vestiti che porto. Quindi non credo che ci sia altro da dire su questo, vi dico solamente che ovviamente esistono, come ho detto all'inizio, dei teliponcio di diverse qualità, anche di diversa foggia e ovviamente di diverse fasce di prezzo. Questo non ricordo quanto l'ho pagato, però comunque è un prezzo piuttosto popolare e fa il suo sporco lavoro. Quindi penso appunto che il teloponcio, per concludere, sia la tra virgolette migliore soluzione per quanto riguarda un equipaggiamento di una sola giornata, appunto. Al quarto punto della nostra lista troviamo containers, e lo strumento che maggiormente può raffigurare, può rappresentare questo punto è la borraccia. Una borraccia perché ovviamente ci permette di trasportare dell'acqua, perché è un contenitore stagno fondamentalmente, deve essere in acciaio inox e quindi in metallo, fondamentalmente per poterla posizionare sul fuoco al fine di bollire l'acqua al suo interno per renderla potabile,
e in acciaio inox perché, sebbene più pesante dell'alluminio, credo che sia più performante, più resistente quantomeno. Un'altra particolarità che deve avere la borraccia è che deve essere almeno di un litro, quindi anzi deve avere una dimensione, deve avere una capacità di un litro. Questo perché a livello standard le pastiglie potabilizzanti sono studiate per una pastiglia un litro d'acqua. Quindi quando noi compriamo una pastiglia potabilizzante sappiamo che è per un quantitativo d'acqua di un litro. Altra cosa importante della nostra borraccia è che deve avere un'imboccatura larga. Questo perché ci permette non solo di trasportare l'acqua, ma avendo un'imboccatura così larga, in mancanza d'acqua possiamo comunque sfruttarlo come un contenitore qualsiasi, o meglio, se io mi trovo in difficoltà, sono giorni che non mangio e via dicendo, e trovo una risorsa alimentare come può essere una pianta edule o per esempio delle bacche, via dicendo, le posso inserire qui dentro per poterle trasportare, ma le posso poi facilmente anche estrarre, perché vi racconto un'esperienza durante un corso di sopravvivenza che ho fatto. Era in estate, era fine estate, e c'erano dei rovi, quindi erano stracarichi di more, e li abbiamo inseriti all'interno di una classica bottiglia da un litro e mezzo, di quelle in PET, in plastica praticamente. Inserire le more è stato facile, per tirarle fuori un po' meno. Quindi, piuttosto che rompere il nostro unico contenitore, ci siamo messi di santa pazienza e le abbiamo estratte. In questo caso, invece, sarà molto più facile poter raggiungere il materiale che abbiamo messo all'interno. Non solo, ma con una borraccia di questo tipo, tramite appunto delle tecniche di sospensione sul fuoco senza dovercela appoggiare per forza, possiamo addirittura cucinarci grazie a questa imboccatura. E questo modello in particolare, di questa marca, ok, secondo me ha una caratteristica molto intelligente. Hanno dotato il tappo, hanno assicurato il tappo alla borraccia tramite questo lacciolo, che però è composto da due ghiere, una qui in plastica e un'altra identica sul coperchio. Questo perché se noi facciamo scorrere lo spago all'interno di questa ghiera, possiamo estrarre tutto quanto, in maniera tale che ci rimane la borraccia pura in acciaio, così che il nostro tappo e il nostro lacciolo per assicurarlo ad essa rimangono integri e noi la possiamo mettere nel fuoco senza paura di andare a rovinarla, a inficiare invece quest'altro importante strumento. Quindi, ricapitolando, borraccia da un litro, deve avere l'imboccatura larga, in metallo e acciaio inox, ok? Ultimo punto della nostra lista delle 5C, cordage, quindi cordame. Allora, per quanto riguarda il cordame, ce n'è veramente un mare di tipi diversi. C'è questo qui che è in fibra naturale, canapa, c'è il classico paracord, c'è il bankline, che sarebbe nylon con una copertura in catrame sopra, e c'è addirittura il cordino in Kevlar, quindi, e anche altri, quindi praticamente chi più ne ha più ne metta. Io nello specifico solitamente porto con me del cordame in materiale naturale come questo, e, per svariati motivi. Il primo fra tutti è perché cerco, dove possibile, di applicare il concetto della ridondanza, ossia uno strumento deve poter svolgere più di una mansione. In questo caso il cordame di fibra naturale, oltre a essere una corda per poter legare, fare nodi e via dicendo, mi permette anche, se ne taglio un pezzo e lo strefolo riducendolo a un nido molto sottile, può essere anche utilizzato come una rudimentale esca per il fuoco. Quindi questo è un concetto che però io non dico a tutti quanti di sposare, perché ovviamente ci sono delle limitazioni. Una corda in materiale naturale non avrà mai le capacità meccaniche di una corda in materiale moderno, ok? Quindi ovviamente si parla di corde da scalata. Io non assicurerei mai la mia salute, la mia vita a una corda di questo tipo, ok? Però c'è da dire che non è che una corda in materiale sintetico
è per forza di cosa e quindi automaticamente sicura, cioè la corda da ferramenta è al pari di questa, non è assolutamente impiegabile per un discorso legato appunto alle scalate o alle discese in corda doppia e via dicendo, mentre invece corde specifiche sì. Quindi anche qui è un po' alla valutazione personale su quale tipo di corda vogliamo andare a prendere. A me, ripeto, questa piace molto perché oltre a essere un materiale non inquinante, quindi se proprio succede un qualcosa che non riesco a scioglierla e devo correre via, devo andare via, devo sbrigarmi, la taglio e in un attimo si richiude, ma soprattutto il materiale che lascio il logo non è inquinante, ok? Si biodegrada tranquillamente. Inoltre ci posso accendere il fuoco, ha un peso risibile e ha un costo anche molto molto popolare. Quindi questo è quello che scelgo io, ma ciò non significa che spesso non porto con me anche del materiale più moderno rispetto a questa. Bene. Adesso finalmente andiamo a vedere tutto il resto, cioè le cose che io proprio scelgo di portarmi e che sono assolutamente opinabili, ok? Quindi a parte cose che sono praticamente ovvie, che sono necessarie, se uno vuole mangiare cucinandosi qualcosa un pentolino servirà, però in grosso modo sono cose che sono molto personali, quindi non è, ripeto, una regola aurea le cose che io mi porto in montagna, però sono cose che io utilizzo. Il video è sulle cose che utilizzo io, quindi adesso ve le beccate. Molto bene. Il primo strumento, il primo oggetto che io mi porto dopo aver esaudito il concetto delle 5C della sopravvivenza è il kit di primo soccorso. Allora, iniziamo dall'involucro. A breve cercherò di cambiare questa pouch perché secondo me non è molto molto pratica, in quanto si apre stile marsupio, mentre invece sarebbe d'uopo avere una pouch che si apre stile valigia completamente, così da avere sott'occhio immediatamente e velocemente i vari dispositivi medici di cui necessitiamo. Senza contare il fatto che se per esempio ci siamo tagliati, un conto è avere a disposizione tutto e prenderlo semplicemente così, piuttosto che dover andare a cercare infilare mani là sotto facendo un casino fondamentalmente. Allora, per quanto riguarda il materiale all'interno, vi dico questo: io, non essendo un esperto, non vi posso dire metteteci questo e quest'altro in maniera così perentoria, vi posso dire quello che ci porto io, quello che ci metto io secondo la mia esperienza e secondo quello che reputo sia il buon senso. Allora, sicuramente dobbiamo fare mente locale su quelle che saranno le attività che andiamo a svolgere in natura, quindi probabilmente ci capiterà di tagliarci, a tutti sarà capitato di tagliarci ed è una cosa abbastanza probabile dal momento che utilizziamo delle lame. Non dico che ogni volta che utilizzate una lama vi tagliate, però per la legge dei grandi numeri, se uno maneggia una lama prima o poi finirà per tagliarsi. Quindi quello che può esserci utile all'interno è sicuramente del materiale che ci permette di andare a tamponare dei tagli, quindi andare a chiudere dei tagli, ok? Quindi quello è uno. Un aspetto molto importante è che non è inutile mettere all'interno del materiale che non siamo in grado di utilizzare, cioè se io ci metto dentro cose che io non so usare, mi sto portando semplicemente del peso e sto occupando dello spazio inutilmente. Una cosa che io ho all'interno, oltre alle classiche garze e i cerotti, è la coperta in mylar, quindi la classica metallina, ok? Costa poco, occupa pochissimo spazio e è sicuramente un qualcosa che può tornarci utile. Un'altra cosa che tengo all'interno è la forbice, le forbici per tagliare i vestiti. Con queste, che sono collaudate, ci si tagliano bene sia gli indumenti, in casi proprio estremi, sia le garze e i cerotti, quindi fondamentalmente può sempre far comodo avere un paio di forbici come questa. Un'altra cosa che secondo me va assolutamente messa all'interno, e penso di non averle in questo kit particolare perché sono un fagiano, anzi no, invece ce le ho, sono le pinzette, delle semplicissime pinzette.
Le pinzette ci permettono di andare a lavorare in maniera molto più accurata su dei punti delicati o magari per esempio per andare a prendere qualcosa con forza ma di molto piccolo, guarda per esempio le zecche, guardate per esempio le zecche. Inoltre costano poco, io parlo sempre del costo risibile degli oggetti perché anche quello è un aspetto da considerare e occupano pochissimo spazio e possono fare veramente la differenza. Delle volte sento, ma io ho quelle del coltellino multiuso, quelle del Victorinox. Assolutamente sì, possono essere in casi estremi impiegate anche quelle, ma queste sono uno strumento che nasce per fare la pinzetta e quindi sicuramente non subisce tutte quelle, non ha quelle pecche che possono avere pinzette improvvisate come quelle del Victorinox, che magari essendo molto sottili si piegano e non mi permettono, poi sono molto corte, quindi molto meglio portare un qualcosa di specifico. Per quanto riguarda il fattore medicine, allora, il fattore medicine anche è estremamente specifico. Io penso di non sbagliare se dico che innanzitutto dobbiamo portare, come ovvio, farmaci ai quali siamo sicuri di non essere allergici, però quali saranno mai le grandi esigenze che avremo noi in natura, soprattutto se andiamo a passare un periodo molto breve, come una giornata o una notte, cioè dobbiamo più che altro andare a curare dei fastidi più che delle malattie vere e proprie. Quindi non credo, ripeto, di sbagliare se dico che se portiamo farmaci come antidolorifici, antinfiammatori, un qualcosa che possa andare a contrastare uno stato diarretico, si dice diarretico, spero di sì, insomma la diarrea, e la febbre, quindi magari un mal di testa come la tachipirina e via dicendo, che io la uso per esempio per il mal di testa, non so se sbaglio, ma la uso per il mal di testa e a quanto pare funziona, e ovviamente come tutti sappiamo viene impiegata anche per far abbassare gli stati febbrili. Quindi penso che con questo gruppo di farmaci siamo coperti, ok? Poi per ulteriori approfondimenti o per chiarimenti, se c'è qualcuno, ripeto, più esperto che sta ascoltando questo video e ce lo vuole inserire nei commenti, non ci fa altro che piacere, almeno a me non fa altro che piacere, ok? Per quanto riguarda il kit di primo soccorso, penso che non debba dire altro e passiamo al prossimo oggetto. L'oggetto successivo che io porto con me anche nelle uscite di una giornata è la torcia. Capisco che possa essere un po' controintuitivo, nel senso che le uscite di una giornata si dovrebbero concludere entro la sera, quindi c'è ancora luce e quindi una torcia non dovrebbe trovare un largo impiego, però la porto come misura di sicurezza. Primo perché già mi è capitato di andare a fare un'uscita di una giornata d'inverno, però, e ovviamente quando sono tornato si è fatto buio e stavo ancora sul sentiero, quindi l'ho prontamente impiegata per tornare a casa. Ma anche perché si ragiona sempre nell'ottica del non si sa mai, perché un'uscita anche di una giornata si può trasformare, pure non in maniera obbligatoriamente drastica, però in un pernottamento, per una situazione di emergenza o quello che sia. Quindi una torcia va portata, secondo me. Io ho scelto di portare, come vedete, una torcia frontale. Nello specifico questa è la Petzl Arctic Core. È impronunciabile, lo capisco, però è una torcia estremamente funzionale. Primo perché è frontale, quindi vi permette di avere le mani libere. Secondo perché è una torcia abbastanza potente, adesso ho le specifiche qua, quindi ha una potenza massima di 450 lumen, che comunque è una potenza di tutto rispetto. Inoltre questo modello, oltre ad avere una cosa molto molto interessante che è il blocco, se io tengo premuto, come vedete lampeggia perché è già in blocco, adesso io la riaccendo tenendo premuto, adesso è accesa. Queste sono le potenze che può raggiungere. Adesso se io la tengo premuta da spenta, fa questo gioco, lampeggia ed è bloccata. Quindi come vedete, anche nello zaino, se per caso si preme il bottone, non si accende senza andare a inficiare la batteria. Quindi questa è una cosa che mi piace molto. Inoltre, come avete visto, ha anche la luce rossa,
se non vado errato, ha la funzione di non farci perdere la visione notturna, cioè praticamente quando siamo al buio i nostri occhi si abituano al buio e la luce rossa ci permette di vedere, ma nello stesso tempo, una volta spenta, di non perdere la visione notturna che i nostri occhi hanno acquisito con l'abitudine. Altro aspetto interessante di questa torcia è che ha le batterie polivalenti, non so come dirlo, praticamente posso impiegare o la batteria stessa della torcia, che purtroppo ha un costo, si compra separatamente se non vado errato, che è questa, ok, la quale si ricarica tramite questo ingresso qui direttamente con un cavetto. Trovo che sia molto comodo perché semplicemente la possiamo ricaricare tramite un power bank mentre siamo in natura. Però la cosa positiva è che questa torcia, oltre ad andare con la sua batteria al litio, va anche con le mini stilo. Ci vogliono 3 mini stilo, ok? Così che se siamo in possibilità di ricaricare questa nel breve lasso di tempo e troviamo un supermercato perché stiamo facendo un trekking, attraversiamo un paese oppure semplicemente ci siamo portati delle batterie di riserva proprio in prevenzione del fatto che questa si possa scaricare, diciamo che ha un'alimentazione polivalente, cioè praticamente può essere utilizzata anche con batterie mini stilo. Altro da dire su questa torcia non mi pare che ci sia, a parte il fatto che la Petzl, come sapete, è una marca piuttosto blasonata e secondo me c'è un perché, insomma, io ce l'ho da tempo questa torcia e devo dire che si comporta veramente molto bene. Passiamo al prossimo oggetto. Il prossimo oggetto è un coltello di backup, ossia... Oltre il coltello principale, quindi il coltello della lista delle 5C, mi porto sempre un coltello di backup, che può essere uno di questi tre. Allora, perché questi tre oggetti? Perché ho scelto di usare questi tre? Perché secondo me sono, a parte dei validi strumenti, ma rappresentano anche il mio gusto personale. Prima portavo il Victorinox, quindi portavo il Victorinox Trailmaster, che è un coltello assolutamente valido, non ha un prezzo inaccessibile e rappresenta un ottimo coltello da tasca perché ha veramente delle funzioni piuttosto impiegabili, una lama generosa. E l'importante è che ha il blocco lama, una cosa che secondo me negli udibili è imprescindibile. Tutti quanti conosciamo la qualità della seghetta a legno del Victorinox, quindi non ha bisogno di presentazioni. Con questo piccolo strumento magari ci possiamo risparmiare di toglierci lo zaino di dosso per estrarre uno strumento più importante rispetto alle dimensioni, come un seghetto o un coltello. Se per esempio dobbiamo tagliare un ramo di dimensioni non troppo esagerate e abbiamo questo in tasca mentre ci stiamo spostando nel bosco, lo possiamo fare benissimo. Quindi è un ottimo coltello di backup, è un ottimo coltello per lavori anche piuttosto di fino, come il cucinare, però avendolo usato negli anni se la cava anche per il resto. Certo, ovviamente non posso farci chopping e batoning. Questo coltello solitamente lo porto, però non è il mio vero coltello di backup, cioè diciamo lo porto più per una questione di vabbè, ci sono affezionato, perché è stato sostituito nelle mie tasche da questi due, cioè ovviamente non insieme, o uno o l'altro. Comprai prima questo, il Voyager XL con lama clip point. C'è un video, c'è una recensione di questo coltello sul mio canale, quindi vi invito di andarla a vedere. Perché questo coltello? Perché è un coltello che mi piace tantissimo, è di una qualità estrema nei materiali e dipende molto dall'ambiente, però se portare questo o questo, dall'ambiente in cui sto andando. Per esempio, se io vado in un ambiente dove so essere presente molta macchia mediterranea, probabilmente prediligerò questo, perché aprendolo, come spiego anche nel video, questo coltello ha una dimensione, una conformazione tale che può essere impiegato per farsi strada agevolmente fra i rovi, perché è leggero e taglia di netto tutti quanti i polloni dei rovi che magari intralciano il sentiero.
Se invece vado in un ambiente molto più rado, quindi in un ambiente più montano, vedasi ad esempio le faggete, prediligo questo più piccolo, perché non c'è bisogno di portarsi una bestia di queste dimensioni qua, ma magari per piccoli lavori momentanei mentre monto il campo, se ho ancora il coltello principale nello zaino e via dicendo, se devo tagliare un cordino, se devo tagliare uno spago, utilizzo questo e fine. Ok, è lo stesso coltello, però la versione L, quindi quella subito più piccola. L'acciaio di questo coltello è l'AUS 10, mentre questo è in CTS BD1 Carpenter, e voglio cogliere questa occasione dove ho ritirato fuori questi coltelli per andare ad apportare una piccola correzione al video di recensione di questo, ok? Nel video dico che i due acciai più o meno si equivalgono. Questo fondamentalmente l'ho detto un po' con un modo di ignoranza, perché nonostante il CTS BD1 Carpenter sia un acciaio di tutto rispetto, devo dire che avendolo provato sul campo, l'AUS 10 assolutamente tiene il filo in maniera molto più duratura, quindi l'AUS 10 sicuramente mantiene molto di più il filo rispetto a questo. Tutto qua, non era niente di che, però era una cosa doverosa da dire e quindi eccoci qui che l'ho detta. Quindi questi sono i coltelli da tasca che porto come coltello di backup. Ok, ora passiamo a quello che riguarda la sezione cucina. Quindi questo è grosso modo quello che porto durante un'uscita, o magari faccio delle piccole variazioni, però grosso modo questo è il materiale che mi porto dietro. Allora, iniziamo subito, almeno per fare spazio, mostrandovi questi. Allora, o se voglio fare un qualcosa di più tradizionale, voglio curare un po' più lo stile, porto questi cucchiai di legno per mangiare, per cucinare, che ho realizzato io. Ok, questo in ulivo e questo in faggio, se non mi sbaglio. Ok. O altrimenti mi porto la spork, la cosiddetta spork, che va molto adesso. Semplicemente una posata composta da una forchetta e un cucchiaio. Vorrei cogliere l'occasione per mostrarvi queste nello specifico, che sono di della... vediamo se riesco a inquadrarvelo. No, non ci riesco. Della Prometheus. La Prometheus Bushcraft Equipment è un brand di un mio amico, Andrea Papini, che lavora appunto dei materiali che vengono impiegati nel bushcraft. È molto bravo, è assolutamente un artigiano insuperabile, ineguagliabile, e ultimamente si è messo anche a lavorare e a produrre con un suo amico, con un suo socio, questi bellissimi pezzi in canvas. Quindi praticamente avete anche questi oggetti più o meno grandi. Adesso io ho preso questa per poterci mettere dentro appunto le posate, sempre della Prometheus, ok? Successivamente una moka, perché al caffè non rinuncio mai. Questa è una classica moka, facciamo un po' di pubblicità, della Bialetti, ok? Molto semplice. Lì, cioè, sulla scatola c'era scritto 2 o 3 tazze, non mi ricordo, cioè io me la bevo da solo questa, quindi fate voi, va bene. Poi una piccola bottiglia per l'olio. Queste ne ho prese un set di varie dimensioni su Amazon, molto semplicemente. E il pezzo forte è questo, che me lo chiedono veramente in tanti. Allora, sono abbastanza famose in realtà, pure se in Italia si vedono poco. Sono 2 Kuxa della marca Kupilka, che se non sbaglio è finlandese, se non mi sbaglio, eh. Sono una più grande, ok, che uso come piatto, come scodella, e una più piccola che uso come bicchiere. La cosa veramente molto intrigante di queste due è che sono fatte in legno. Voi non ci crederete, ma in realtà questo
È legno. È legno però misto alla resina, quindi praticamente la ditta che cosa ha pensato di fare questa cupilca? Di prendere gli scarti delle lavorazioni del legno e di sagomarli grazie a una resina, e quindi si ottengono questi oggetti, questi utensili da cucina, appunto queste stoviglie, ecco meglio. Ma ce ne sono anche di altre foggie, quindi c'è il tagliere, c'è il vassoio, c'è proprio il piatto, addirittura la spork fatta con questo materiale qua. Mi sono piaciute molto come le ho viste e quindi non ho fatto altro che comprarle ed utilizzarle. Ho attaccato del semplice bankline qui alla parte terminale perché c'è un anello apposito per poterle tenere. Una padella, questa qui è una padella in ferro, ok? L'ho comprata all'IKEA, molto semplicemente, incredibile ma vero, l'ho comprata forse più di un anno e mezzo fa, forse 2 anni fa, e le ho prese di 2 dimensioni, questa è quella più piccola e ce n'è una abbastanza più grande, però questa, come vedete nei video, la utilizzo da solo ed è più che sufficiente per una persona, anche forse per due, in base a quello che si sta cucinando. È molto comoda. Non è sicuramente leggera come una padella in alluminio, però quella di queste dimensioni, ma anche quella un po' più grande, tutto sommato non è questo gran peso. Io ho anche una padella della Petromax in ghisa abbastanza grande e devo dire che quella effettivamente nello zaino si sente. Questa grosso modo diciamo che non è la parte più pesante dello zaino, ecco, quindi la si può portare, ovvio, in un trekking di più giorni non penso mai che porterei una cosa del genere, quindi ovviamente la cosa va valutata. Una cosa molto interessante è questo pentolino qua, che ho da diversi anni. È un pentolino in titanio della Tox, ok, con la sua retina, chiamiamola così, col suo sacchetto di contenimento. È fatto interamente in alluminio, sì, in alluminio, scusate, in titanio, ed è molto comodo perché con le sue dimensioni, che sono di 700 ml circa, credo, ok, sì, perché qua c'è segnato, riempito completamente da 700 ml, con questo riesco a fare un po' tutto, ci si fa il tè, ci si può fare un pasto per una persona, ma ripeto, unitamente alla padella io ci ho mangiato anche in 2 persone con questo e con la padella. All'interno tengo ovviamente una spugnetta in metallo per una pulizia sommaria, magari all'inizio, dipende dalle possibilità che ho, se ho dell'acqua a disposizione per esempio. Un comodissimo dispenser, questo è della Wildo, e non penso che lo si trovi separatamente, io lo sto cercando perché ne vorrei mettere degli altri sparsi in giro per altri zaini che ho, altri kit che ho, però è molto comodo perché ha 3 scomparti, come si vede dai tappi che potete vedere qua sopra come si aprono, no? Ok, nello scomparto principale, che è questo, ho messo il sale, qui c'è della noce moscata e qui c'è del pepe. È molto comodo, sembra un po', per chi è un boomer come me, ricorda un po' i contenitori dei vecchi rullini, e probabilmente c'è, cioè, chi l'ha progettato è partito da quello. Ok, molto molto comodo. In ultimo, caffè, una semplice bottiglietta, c'era del frullato dentro, comprata al banco frigo, e la utilizzo per portarmi il caffè perché entra perfettamente all'interno del pentolino. Ultimo oggetto dedicato alla cucina è il tagliere. Allora, questo tagliere qua è fatto in ulivo, adesso è un po' rovinato, e l'ho realizzato io da un unico blocco, da un unico ciocco abbastanza grande di ulivo. Quindi ho fatto un video, vi prego di andarlo a guardare, perché almeno mi fate le visualizzazioni sul canale, io sono contento, e commentate anche. Vabbè, niente, non è niente di speciale, è un tagliere dello spessore di 1,5 cm, forse 2. Ha un buco qui che inizialmente usavo per attaccarlo con un lacciolo, ma lo trovo più comodo in questo senso. È molto bello perché, come ovviamente saprete tutti quanti, l'ulivo è un legno assolutamente eccezionale. La cosa, come dicevo prima, che mi piace di questo tipo di oggetti è che è appunto polifunzionale, cioè c'è una ridondanza. Io un tagliere non lo utilizzo solamente per tagliarci del cibo, ma come avrete visto
nei video, spesso e volentieri lo utilizzo come base di appoggio per ricavarci dell'esca, quindi ci gratto sopra del fettut e gli do anche fuoco, perché in questo modo posso prendere tutta quanta la tavola e trasportarlo nel braciere. Questo mi permette, uno, di isolare l'esca dal terreno umido magari, ma soprattutto di tenerla concentrata in un unico punto e di poterla spostare agilmente, cosa che mi sarebbe molto difficile da fare con magari una foglia o con del materiale che trovo sul terreno. Quindi un tagliere, diciamo che è polifunzionale, lo posso utilizzare per determinate cose, per svariate cose, e non è relegato solamente all'utilizzo mangereccio. Procediamo con due pacchetti di preziosissimi fazzoletti. Ora, può sembrare una cosa veramente molto infima, ma in realtà i fazzoletti sono utilissimi. Non solo per il loro classico utilizzo, ma diciamo possono venirci incontro nel momento del bisogno. Ecco, quindi senza scendere in particolari, vi dico che possono coprire un enorme, cioè è inutile che ve li elenco, però per fare degli esempi, a parte per quando andiamo al bagno o per soffiarci il naso, che sono i compiti più immediati, più intuitivi, c'è anche un discorso, per esempio, se ci facciamo male e in quel momento non abbiamo sotto mano il kit di primo soccorso, con un fazzoletto possiamo andare già subito a tamponare una ferita, o magari possiamo utilizzarne uno come esca per il fuoco, ok? Lo possiamo utilizzare per esempio per dare una prima pulita se non vogliamo rimettere il pentolino o la padella sporchi di fuliggine all'interno dello zaino. Quindi diciamo che i fazzoletti sono un qualcosa, comunque della carta da poter utilizzare per la nostra igiene, è un qualcosa che è assolutamente indispensabile, secondo me, tralasciando il fatto che, come vi ho detto all'inizio, io soffro di allergia, quindi praticamente i fazzoletti sono vitali. Se non mi porto i fazzoletti, praticamente è meglio che torno a casa. Quindi fondamentalmente due pacchetti di fazzoletti per un'uscita giornaliera. Di seguito abbiamo la Bush Box. Allora, questa è della Bushcraft Essential, non mi sto mettendo a fare pubblicità, però credo che indicare anche le marche, indicare anche il prodotto specifico sia importante, perché almeno uno così può rendersi conto immediatamente di quello che sta trattando. Allora, la trovo molto comoda, è praticamente il fornello a legna, ok? Nella sua versione XL. Adesso, cioè, ci sta lo schifo addosso perché non l'ho pulita dall'ultima volta, ok? Allora, la Bush Box ci permette di poter accendere un fuoco in maniera piuttosto controllata, ok? Adesso vediamo se riesco ad aprirla, ok? L'avete vista impiegata in alcuni dei miei ultimi video, perché è un acquisto piuttosto recente, ok? Ce l'ho da qualche mese, da 6-7 mesi, forse di meno, forse di più. E la trovo molto comoda perché appunto mi permette di accendere un fuoco anche nei punti dove non è assolutamente consentito o consigliabile farlo, più che consentito, consigliabile, perché i fuochi vanno accesi solo nei punti consentiti, ovviamente. Le sue particolarità sono, cioè la sua particolarità più evidente è la dimensione rispetto a, io avevo anche delle altre Bush Box più piccole, però cioè secondo me non sono facilmente utilizzabili, perché comunque quelle più piccole hanno una limitazione data dalla misura della linea che possiamo metterci dentro. Questo significa che stiamo sempre lì a doverla controllare. Con questa io sono riuscito a trovare un ottimo compromesso fra la potenza di fuoco della Bush Box stessa, ma anche sulla durata della legna che posso mettere al suo interno, perché posso mettere legna di dimensioni piuttosto ragguardevoli. Quindi diciamo che credo che questa sia la dimensione minima possibile da poterlo utilizzare, anche perché, come avete visto da chiusa, non ha questo grandissimo ingombro, ok? E per quanto riguarda il peso, che adesso non vi sto a dire perché comunque basta cercarla su internet,
Ovviamente stiamo sempre lì, cioè se devo andare a fare un trekking di più giorni, difficilmente mi porto la bush box per accendere il fuoco oppure mi porto del materiale pesante, però stiamo parlando comunque di uscite piacevoli, di uscite comunque alla portata un po' di tutti e dove voglio utilizzare del fuoco per poter cucinare, appunto. È dotata di queste due stecche qua dietro che vengono impiegate per poter formare con un'altra qua, per poter formare una struttura dove andare a appoggiare la nostra stoviglia. Si possono inserire anche qui lateralmente, forse, se ci si riesce. No, non più perché si sono deformati. Eccolo, ok. In questo modo io posso andare a posizionare qui dentro, per esempio, anche la stufa d'alcol, ok, la famosissima trangia. Bene. Una pecca che posso trovare di questo strumento è il fatto che non so se la sua versione in titanio è soggetta alla stessa problematica, ma si piega, cioè subisce delle deformazioni che sono comunque sia limitate perché comunque non ci sono grandissimi pezzi di acciaio, ok? Cioè, se vedete sono dei piccoli segmenti, però comunque a livello anche piccolo, diciamo, subisce delle deformazioni. Questa, infatti, se voi adesso ve lo faccio vedere, aspettate che chiudo, si è deformata in maniera tale che, cioè in misura tale che qua mi fa da molla, ok? Cioè se io la lascio, guardate, si apre da sola. Però niente di così pazzesco, insomma, niente di così ingestibile, ok? Chiusa a queste dimensioni. Una cosa che è molto intelligente ha questi fori, qui vediamo se riesco a farveli vedere, ha questi fori da tutti i lati, in maniera tale che in mancanza di questi io posso utilizzare dei picchetti, i classici picchetti da tenda, per poterla utilizzare, ok? Altra cosa molto interessante è che nel kit completo c'è la griglia, ok? C'è la griglia che tramite questi dentini si fissa perfettamente sulla struttura, così che io possa grigliarci sopra delle cose e mi ci faccio la bruschetta, ok? Bene, questa era la bush box, passiamo al prossimo oggetto. Oggetto successivo, un piccolo marsupio, una piccola pouch con all'interno del cordame, ok? Quindi oltre alla corda principale che vi ho fatto vedere prima, porto con me sempre un piccolo marsupio con dentro dello spago, perché fondamentalmente mi piace utilizzare della fibra naturale, quindi come vi dicevo prima utilizzo questo perché ha molteplici funzioni. La cosa che veramente mi piace tanto è che dovessi tagliarlo, ok, lo fai a cuor leggero, ma soprattutto lo lasci lì e si biodegrada, quindi non hai lo sbattimento di doverti riprendere tutti i pezzetti che fai come nel paracord per portarteli a casa. Questo si biodegrada, si lascia direttamente lì e costa veramente poco. E grosso modo per farci delle piccole costruzioni come una sedia, un tavolo o qualcos'altro del genere, diciamo che ha una tenuta sufficiente, quindi non c'è bisogno di usare del paracord o del bankline che hanno una tenuta sicuramente maggiore. Con un gomitolo da 5 euro dentro ci stanno dai 200 ai 300 metri, quindi a voglia. Però per sicurezza porto anche sempre dei rocchetti di paracord in maniera più o meno consistente, così anche come del bankline. Di questi ne ho due, di questi borsellini con all'interno del cordame, in base all'uscita che vado facendo, appunto. Se faccio un'uscita dove so già che lavorerò poco con il cordame, me li porto solamente per una questione di sicurezza o per fare dei piccoli lavori, come per esempio dei tiranti per il tarp, per il telo. Se so che devo andare a fare delle costruzioni maggiori perché ho la disponibilità sia di tempo che di materiale per costruire cose più elaborate, me ne porto uno più grande con un quantitativo di spago maggiore.
Adesso viene il turno del kit fuoco. Allora, io ho comprato su Amazon, molto semplicemente, questa scatola che è a tenuta stagna, dove all'interno ho alcuni oggetti per accendere il fuoco. Allora, ho dei pezzi di Fatwood, ok, una scatola di fiammiferi, un accendino Bic di riserva e un acciarino di riserva, ok? Allora, ovviamente non c'è bisogno di portarsi dietro tutte queste cose, ma questo non è altro che il kit di accensione fuoco, quindi ho tutto quanto qua dentro, prendo il kit intero e me lo porto via. Oltre, vorrei introdurre questo concetto della ridondanza, cioè nel senso che oltre ad avere, però questo è il mio pensiero, oltre ad avere un oggetto che compie molteplici funzioni, io sono anche dell'idea che nel limite della possibilità, nel limite della ragionevolezza, è intelligente portarsi più di un oggetto che faccia la stessa funzione, cioè quindi al contrario, quindi coltello di backup, un accendino di backup, un acciarino di backup, perché io ne tengo già un altro attaccato al fodero del coltello. Quindi tutto sommato occupano uno spazio modesto, ok? E quindi mi porto il kit completo. La scatola può essere impiegata anche per altre cose, perché è una scatola stagna e quindi costa veramente poco, perché costa una manciata di euro. Poi se la comprate magari su questi altri posti online come AliExpress, ho detto posti, non ci posso credere, ok, altri siti online come AliExpress, la trovate, cioè ve ne tirano appresso gli scatoloni a veramente pochi spiccioli, fanno il loro lavoro e quindi può essere impiegata per molteplici cose. Io ci tengo all'asciutto, l'esca e il materiale per accendere il fuoco. Una cosa che secondo me non può assolutamente mancare fra gli oggetti da taglio è la sega pieghevole. Allora, io ho comprato questa in una ferramenta, devo dire che non è costata una cifra inarrivabile, perché mi pare che l'ho pagata fra i 35 e i 40 euro, quindi comunque per un seghetto pieghevole, non è il seghetto pieghevole da 5 euro che si compra al discount, è giapponese e ho visto che la maggior parte di questi seghetti di una certa qualità sono giapponesi, è molto robusto perché è completamente, ha il manico completamente in ferro rivestito in gomma ed ha il sistema di doppia posizionamento della lama come sulle le lame della Silky, come sui seghetti della Silky. Allora, come mi trovo? Mi trovo abbastanza bene. Io ho anche un Silky, ho il Gomboy, però quello piccolino, adesso non mi ricordo la numerazione, che ovviamente non può competere in dimensioni con questo, quindi con questo ci si lavora sicuramente meglio. Però devo dire che la Silky, se è una marca rinomata, ha il suo perché, perché l'ho provati comunque e sono delle lame sicuramente molto molto valide. Non so quanto valga la pena comprare una di quelle piuttosto che una di queste. Credo che però sul lungo termine la qualità paghi, nel senso che la spesa che fate per quelle vi ripaghi di quello che avete speso. Io con questa bene o male mi ci trovo, ne ho comprate due per tenerle così sparse per casa, me ne porto una e ne ho anche una un po' più grande che, ripeto, dipende dove sto andando. Se so che devo tagliare dei tronchi un po' più grandi me la porto. Ho in progetto di comprarmi più avanti, molto più avanti, vediamo, una Silky, dei modelli nuovi che sono usciti, adesso non mi ricordo il modello come si chiama, però sono quelle che hanno la lama nera e il manico in quel colore tipo Havana, ok? Però per il momento con questa mi sto trovando molto bene. Vi consiglio assolutamente di portare con voi un seghetto pieghevole assolutamente di qualità, perché come tutto il resto dell'equipaggiamento deve avere un'affidabilità che può essere data solamente dalla qualità dei materiali e delle tecniche costruttive. Quindi anche in questo caso un seghetto vi può facilitare di molto il lavoro
E una cosa da non tenere, da tenere in considerazione è che è silenzioso, nel senso che un conto è mettersi a menare per spaccare legna, tagliare ciocchi, farli a misura con un'accetta o con un chopper, con un coltello da chopping, e un conto è con il seghetto. Non perché dovete fare le cose di nascosto, però dà anche magari molto meno fastidio alla fauna del posto. Ultimo, ma non ultimo, porto con me Biancartiglio. Anche questa è una lama realizzata da Dario Trifelli, aka Neanderthart, ed è il mio chopper attualmente, ok? Lo porto perché, nonostante io porti con me il seghetto, il coltello Arctolus, quello medio, e un coltello di backup, per spaccare la legna e per abbattere magari in maniera rapida delle piccole piante, ovviamente secche, mi sono dovuto ricredere. È molto più pratico questo che un'accetta, mi spiego, prima che si scatena la guerra. Questo lo metti nello zaino e sparisce, è sicuramente più leggero ed è sicuramente molto più comodo da stivare all'interno dello zaino, solo per questo, ok? Inoltre è un coltello, quindi all'occorrenza lo posso utilizzare come un coltello, un'accetta la vedo un po' più dura, un po' più difficile. Come vedete, anche questo, tanto per il concetto della ridondanza, ha un acciarino attaccato al fodero, cosa che non ho detto prima sugli acciarini. Visto che parliamo di qualità, anche questi devono avere una qualità piuttosto elevata. Io compro di solito i Light My Fire o questi qui della The Friendly's Wood, no, The Friendly's Weed, scusate, perché penso che sul mercato siano gli acciarini migliori, sono quelli che hanno un rapporto di scintille sicuramente maggiore rispetto ad altri, probabilmente perché la lega di ferro cerio di cui sono composti è più morbida. Quindi il coltello, quando ci va a impattare sopra, ci va a sfregare sopra, trova meno resistenza. Gli altri, quelli di bassa qualità, io noto che sono molto più duri e quindi fanno dei trucioli molto, molto più piccoli, di conseguenza meno scintille. Quindi Biancartiglio, molto molto semplice, il mio chopper, l'avete visto, ok? Realizzato in A8 modificato. Questo tanto per ritornare al concetto di prima, che un acciaio può essere sia carbonioso sia inossidabile. Ormai penso che faccia veramente una differenza minima, però questo, essendo un chopper, comunque sono rimasto legato al vecchio principio che i coltelli di una certa dimensione li facciamo in carbonioso, ok? Tutto qua. Quindi mi trovo molto bene con questo coltello, perché è sicuramente un chopper, però non è neanche di dimensioni spropositate, ha il peso e il bilanciamento giusto per poter andare a tagliare, a spaccare. Le prove di taglio, diciamo come lavora, si vede ampiamente nei video che faccio, e trovo che sia un fedele compagno di avventure, ok? Quindi lo rimettiamo via. Bene ragazzi, io ho finito. Spero che il video vi sia piaciuto, ma che soprattutto abbiate potuto trarre degli spunti, delle idee per andare a incrementare il vostro bagaglio tecnico. Vi chiedo di rispondere nei commenti, di inserire nei commenti quelle che sono le vostre idee, così da poterci confrontare, perché mi interessa sapere anche il punto di vista degli altri escursionisti o comunque degli altri praticanti, pure perché vorrei far presente che bisogna sempre vivere in un'ottica di accrescimento, si impara da tutti. Quindi io costantemente cerco anche di apprendere dalle persone che mi comunicano delle informazioni nuove, non solo dai mostri sacri dell'ambiente, ma anche il bambino ci può insegnare qualcosa. Quindi vi saluto, vi ringrazio per essere stati con me fino a questo punto e mi raccomando, buone avventure a tutti. Ciao!